sia una roba, io sono d'accordo, sia una roba necessaria arrivare a questi, insomma, con determinati tempi, non si può pensare di farlo in giro, non so, di un anno, due anni per dire di cambiare tutto, ma per me ci vorranno 7-10 anni, insomma, per riuscire. Però credo che l'indirizzo dovrebbe essere questo. E poi comunque anche vedo anche da parte di chi oggi si presta ad andare a fare l'amministratore, no? Che poi vediamo bene com'è un po' la cosa, che spesso magari si va, magari uno è minoranza, poi si va a fare per diventare maggioranza, mettiamo, e sostanzialmente poi non cambia niente, no? Parte che è abbastanza limitato poi la possibilità che hanno gli amministratori oggi, perché praticamente è tutto già dettato dalle leggi nazionali, regionali, eccetera, no? Quindi se tutto legato lì, oggi che poi non hai neanche possibilità di spendere niente, di nuovo, solamente gestire il minimo che possibile gestire, no? Quindi mi pare capire anche da parte delle persone che si prestano, spesso succede questo. Che non c'è anche il pensiero di dire io mi impegno per fare amministratore locale, in realtà è quasi un po' mettersi in evidenza, non volere un discorso personale, insomma, più che voler dare qualcosa. E quindi un po', ecco, non so adesso se la proposta, quello della partecipazione, diciamo, come effettivamente, praticamente, si dovrà. Nel senso, attraverso una gestione diversa dei rifiuti, di incentivare negozi e quant'altro, da eliminare gli involucri o quelle cose lì che possono rendere meno costoso al comune la gestione, per cui avere le risorse per poi anche fare proposte anche concrete di partecipazione. Perché chiamare la partecipazione su Giulia, credo che sarebbe un grosso problema alla fine. Questo penso che possa essere un percorso che sono riassunti in comune, quindi questo ci dovrebbe aiutare anche questa conoscenza per permetterci anche di muoverci nel territorio in modo più diretto anche noi. L'altra riflessione veloce che mi viene è anche in base a possono conciliare i momenti di democrazia partecipativa, democrazia deliberativa, come appunto dei rappresentanti che ogni 5 anni abbiamo l'onore e l'onore di eleggere e che magari giustamente devono avere il ruolo anche di decisori. Negli anni su determinati argomenti come possono essere valorizzati e portati avanti dalle amministrazioni, che sinergie possiamo creare tra amministrazioni e... Essendo minoranza mi pongo delle domande se sono rappresentativo dell'interesse generale. Nel senso che si pone la questione del NIMBY alcune volte rispetto a delle opere che sono previste nel territorio e sono decise in altri luoghi. Ecco. Io credo che i percorsi innovativi fatti in alcuni comuni di partecipazione dei corpi intermedi che sintetizzano la domanda politica, insomma, e quelli resteranno e probabilmente in quelli dovremmo sporcarci le mani. Ecco. Però mi interessa capire se tu vedi un modo per innovare diffuso che non sia limitato ai pochi comuni, ma se possiamo contaminare attraverso questi percorsi la politica. Possiamo contaminare la politica, possiamo contaminare i partiti, ecco, che forse più aperto.
proprio i percorsi. E un senso forse che si è un po' perso nel pensare comune, cioè il senso di gratuità. Cioè tutti i movimenti agiscono a titolo gratuito, comunque bisogna investire se si vuole avere un riscontro positivo. Come si può abbinare e far coincidere questo senso di gratuità positivo e anche allo stesso tempo avere gli spazi, le risorse anche economiche e soprattutto di tempo per portare avanti le varie istanze che poi possono essere contaminate nei vari settori, nei vari ambiti decisionali, enti pubblici, partiti, movimenti. Però c'è sempre questo propria, senza risorse, si autotassa, non si trovano forme reali, insomma. Quindi sono state utilizzate, avete avuto un aiuto esterno, oppure tipo i facilitatori, che sono delle persone che riescono con un insieme di persone a gestirla in maniera molto più veloce. Un'altra domanda è quella del tempo per la decisione. Vi siete dati dei tempi oppure era una cosa che andava avanti fino alla soluzione e quindi i tempi non erano gestiti? Tanti questi, come fa il medico, di amministratore diretto, ma insegnato soprattutto su questioni molto grosse, questo è il polo come esperienza, così che qualche volta allungare i tempi sulle decisioni comporta un'accelerazione. Io ho alcune esperienze quando ero assessore dei lavori pubblici su per 3 mesi, aver dato a fronte dell'allungamento dei tempi di decisione, perché la partecipazione allunga, io dico personalmente, senza aver fatto questi strumenti, ho verificato esattamente il contrario, quindi c'è la possibilità di accelerare. Io ero interessato a capire come si possono formare dei processi. Queste tematiche, queste progettualità sono una faccia della medaglia, secondo me. Dall'altra, che tante situazioni dove si sono sviluppate conflittualità hanno maturato consapevolezza. Hanno maturato consapevolezza non solo magari nel contrastare un'opera piuttosto che un'altra, ma nel cercare appunto di capire come risolvere quel problema con strategie diverse. Quindi, da quel punto di vista, seppur una minoranza, la cittadinanza fa un lavoro a servizio dell'altra cittadinanza, che magari perché non si è sentita direttamente coinvolta dalla vicinanza di una strada, un genitore, un elettrodotto o quant'altro, magari non si è sentita coinvolta e non ha magari approfondito, no? E non ha avuto lo spunto per farlo. Invece quando si sviluppano delle conflittualità, ma che poi sono anche occasioni di approfondimento, maturazione, consapevolezza e proposte anche progettuali, alternative, che rischia di essere di arrendersi, perché non si sa più con che soldi farlo, insomma. E io sono Giulia. Ma per me, mi dici come ti chiami? Giulia. Sì. E io sono prossima a laurea in economia, studio economia all'Università di Trento e nel mio corso, il corso che frequento di diritto amministrativo, un professore che si chiama Gregorio Arena, presidente di LabSUS, laboratorio di sussidiarietà, che operano a livello nazionale da Roma proprio col tema dei beni comuni. E riagganciandomi anche a quello che ha detto il signor Vallerani, proprio sulla questione delle memorie, in questo caso se fossero magari trasferiti su supporto informatico, il fatto che siano accessibili a tutti, perché con la legge sul procedimento amministrativo tanti documenti non sono accessibili alla cittadinanza e quindi come si potrebbe magari dare un valore e magari anche sul fatto degli open data, quindi che siano effettivamente a disposizione della cittadinanza anche per contrastare magari opere
per esempio costruiscono rigassificatori o centrali, non so, idronascondere le informazioni più che hanno rilievo, proprio per sulla questione che hanno magari di centri di potere, ecco. E quindi come si potessero appunto qualificare come beni comuni, ecco. Qualificare il territorio per orientare quando sono strumenti maturi anche le scelte consapevoli. Le tecnologie ci sono, bisogna secondo me tenere presente che sono strumenti, cioè non sono soluzioni a problemi che sono estremamente complessi. Il paesaggio molto spesso viene preso all'ultima fase, quando ormai è già trasformato, per non dire devastato, bisognerebbe rimetterlo al centro degli interessi primari, perché molto spesso lo affrontiamo quando le cose sono già al termine di un processo ormai finale. Penso però che siccome è così tanto polverizzato il paesaggio, così tanto frammentato, così rovinato, se si allarga la base delle conoscenze, e su questo le tecnologie, se usate bene, perché le tecnologie lo vediamo anche su internet. Il lavoro culturale sul territorio fatto da ATOS, fatto da Piccionaio, anch'io per anni insomma, ho gestito, ho fatto delle cose a livello culturale sul territorio cercando di allargarlo, però secondo me oggi dobbiamo anche pensare a una cosa un po' più, non dico concreta, ma con una consapevolezza di quello che stiamo, cioè non vorrei fermarmi al concetto di paesaggio. Noi, io ho partecipato, penso con qualcuno di voi, alla formazione, all'incontro di 2 anni fa, 3 anni fa, Saremo il paesaggio, a Cassinetta. E da lì siamo partiti con un percorso di lavoro, noi come Lega Ambiente, ma anche aderendo in qualche modo al forum. Arrivo subito al dunque. I risultati sono stati che attraverso la collaborazione che si è avuta ad esempio col comune di Schio, noi abbiamo fatto una ricerca sul censimento delle aree che sono agricole, la disponibilità del territorio di Tieve, Schio, Sant'Orso e Valdagno. L'unica risposta positiva che abbiamo avuto, completa, è stata dal comune di Schio. Stiamo facendo oggi per capire come entrare all'interno di certe parti, di certe istituzioni e con che peso, perché il peso ce l'abbiamo nella nostra individualità, però ci scontriamo di fronte a una realtà, a un sistema che pur a parole disponibili, io faccio nomi e cognomi, cioè voglio dire, io non posso accettare che il PD in questo territorio sia assolutamente assente su qualsiasi scelta. Lascio stare tutte le altre forze politiche perché ci mancherebbe, però un riferimento che dovremmo avere è questo. Questo non avviene, questo, e poi ci domandiamo perché stiamo andando in certe direzioni. Poi il paesaggio che scuole città, cioè se noi li portiamo, li induciamo, non costruiamo che sale di forzatura, ma li riportiamo a prendere coscienza di quanto importanti sono i romani fuori dalle colonne d'Ercole, qui ci sono i leoni, scrivevano, come dire, là non mi interessa, non ci arrivo, non esiste il mondo. Invece il mondo si continua. Quella bella iniziativa dell'ex ministro Catania, non so se vi ricordate, sì. Che era il ministro dell'agricoltura, tecnico cosiddetto, che quindi c'è il tentativo poi di proporre questa sorta di testo che possa essere valutato. Quindi i tempi stanno maturando, è chiaro che ci vuole molto lento, però insomma si è dibattuto questo. Per cui... Chiudo dopo. A proposito di questo, ci sono... Adesso, ecco, che è stato fatto tecnico con supporto di un'agenzia che si occupa di questo, dove la maggior parte dei punti sono legati al risparmio energetico e all'efficienza. Subito la linea del piano di azione per l'energia sostenibile, PAES. I comuni che aderiscono al protocollo comunitario del patto dei sindaci possono fare questi piani di azione. I comuni che fanno questo piano d'azione lo sottopongono, lo devono fare entro un anno dalla sottoscrizione del protocollo, lo sottopongono a Bruxelles. Bruxelles dice lo approva o non lo approva. Non finisce lì la storia del piano d'azione, perché
ogni tot tempo deve essere aggiornato, quindi diciamo che è un processo che comincia e va avanti. Un comune che fa questo piano d'azione, che vantaggi ha? O, per meglio dire, dove trova i soldi per fare quelle azioni che ha definito nel piano? Perché il problema è questo, io posso scrivere le cose più belle della terra, poi le devo fare il patto di stabilità. Capito? Poi c'è il patto di stabilità. Il programma comunitario non si limita solamente a dire, caro comune, tu che sei vicino al cittadino, fammi vedere come vuoi risolvere sul tuo territorio il problema energetico e ambientale. Attiva delle forme di finanziamento comunitarie, che sono dei programmi, soprattutto con la Banca Europea degli Investimenti, che possono e devono essere appunto attivati nel momento in cui esiste un piano d'azione. Cioè io faccio il piano d'azione, lo faccio approvare, alcune di quelle cose che sono scritte nel piano d'azione, faccio domanda alla Banca Europea degli Investimenti, mi faccio dare i soldi. Soldi per la progettazione esecutiva di quelle opere. Perché nel piano d'azione uno dice voglio fare quello, ma è che comincia a dire come si fa, come non si fa. All'interno di questi soldi per la progettazione c'è anche l'attivazione dei finanziamenti delle opere. Poi devono essere progettati. Allora, prima cosa in assoluto da fare, se io fossi il sindaco di una comune. Scusi, riguarda solo l'energia? Solo l'energia. Solo l'energia, anzi i rifiuti sono, per esempio, i rifiuti sono tenuti fuori. Esatto. Uno tentativamente, per dare dei numeri, il consumo di un territorio, adesso certo c'è territorio e territorio, c'è quello molto industriale, e poi c'è Roma dove l'industria non c'è, quindi si può. Però orientativamente c'è un terzo per l'industria, un terzo per il settore civile e un terzo per la mobilità. Orientativamente però è una parte, la parte dell'energia termica, soprattutto nel nord d'Italia, è molto importante. E anche nel sud, perché l'energia termica significa anche freddo, non si chiama tanto. Quindi i trasporti ci possono entrare, tant'è vero che nel piano di azione che ho fatto a Roma ci abbiamo messo, poi arriviamo perché lui parlava della mobilità, quindi quando arriviamo alla mobilità diciamo, se io fossi sindaco di un comune, attiverei. Che pensi? Io dico questo, non è una cosa impossibile tagliare il 20% di emissioni, in questo momento storico dove lo spreco, dove la... l'inefficienza, dove la scarsa capacità di capire che ci sono delle sacche che possono con poco essere messe a posto, non è, cioè banche cooperative, adesso io non so qui la realtà per esempio in questo punto, se c'è, ma credo di sì, che significa questo? Significa primo passo per la partecipazione del cittadino, Allora, facciamo l'esempio del capannone, tu l'hai detto, il capannone a disposizione. A disposizione la cosa, naturalmente far partecipare pure quelli che sono i proprietari, dicendo però questo lo mettiamo a disposizione per un programma finanziario. Cosa significa questo programma finanziario? Significa che io su quel capannone faccio un intervento energetico per la produzione di energia e per la vendita dell'energia. C'era la fonderia, insomma, chiappiamo il presidente della fonderia, chiappiamo il presidente del capannone, mettiamoci a parlare intorno a un tavolo tre ore e con un progettista che comunque queste cose le sa e dice allora tu la produci, tu la compri a un prezzo più basso di quella che te la vende, adesso che c'è qua l'Italgas, diciamo, non so. Lì diventerà arriverà direttamente in fonderia il gas qualcuno glielo vende, allora quanto costa sto gas? Costa 0,7 e io trovo a 0,6, adesso non lo so, c'è da fare un'operazione sull'energia termica, bisogna trovare il coinvolgere 80 cittadini ma 20 per ognuno di queste quattro zone in modo da averne suddivisi equamente fra le varie zone. Scusa, sì. Poi sul criterio ci arriviamo. Quali sono i criteri appunto di inclusione e di esclusione? Di inclusione fra gli 80, ma l'essere maggiorenni perché altrimenti sono problemi di responsabilità. Il genere è suddiviso così come lo è quello del campione comune.
comunale. Il fatto che tagliano il personale non didattico, quindi bimbi escono da scuola e non c'è personale, no, che sta lì, no, e quindi ci sono dei genitori che vanno a compensare, no, questa mancanza. No, quindi, per dire che senz'altro, no, le situazioni sono diverse e ci sono delle situazioni in cui c'è più possibilità e meno, però diciamo, il cuore di queste esperienze deve essere sempre non tanto la disponibilità finanziaria quanto il percorso di comunità, no, in qualche modo di condivisione, che a volte è più semplice farlo capire, a volte meno, no, perché magari il cittadino vede nel comune quello che